Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con noi che siamo tornati dal futuro e abbiamo cercato di uccidere Yuito dopo un misunderstanding, visto che ci ha visto uccidere suo padre. Ora in teoria siamo dei fuggitivi, ma soprattutto dei ribelli, e dobbiamo aumentare il nostro livello di squadra, e in teoria bisogna aumentarlo con gli eventi legame, con i regali e tutto il resto. Però stavo vedendo che qua sulla TV c'è sia una missione sia guarda la TV. La missione la lascerei per ultima perché voglio capire se avanza nella storia, ma non credo, perché di solito per avanzare nella storia devi andare qui. Comunque, abbiamo un evento legame con Shiden, abbiamo un evento legame con il biondo e, se non ricordo male, dei messaggi. Nuova missione sbloccata. Ah, ecco perché il televisore adesso ci dà una missione, è la missione dei visiogrammi, ok. Kagero è felice di essere qui con noi. Abbiamo una nuova missione anche per Luca e una missione per Hanabi. Puoi venire al Musubi, sono successe così tante cose e spero di poter parlare con te. Allora, tecnicamente uno penserebbe questa è una cazzo di trappola. A livello logico invece penso che lei è l'amica d'infanzia di Yuito. Vuole capire, a parte il fatto che a Yuito noi piacciamo, che cosa stiamo facendo e se davvero abbiamo ucciso il padre. Proprio perché se deve succedere qualcosa, succeda adesso allora. Vai. D'accordo, troviamoci là, anch'io ho qualcosa da dirti, ci vediamo al Musubi. Musubi che tra l'altro devo ancora vedere la serie. Come vuoi che stia? Già. Vedi tu. No, tranquilla, non siamo nemiche. Siamo amiche noi due. Non ti preoccupare. Perché questo è il volere del gioco. Uno, non dobbiamo per forza. Due, non sono tua nemica. In un qualsiasi altro contesto, questa qua ora si incazzerebbe, cercherebbe di accoltellarla. Esatto, non posso farlo, non posso abbandonare Yuito. L'abbiamo messa in una posizione difficile ora. Non posso scegliere fra te e Yuito. Esatto. Non posso farlo. No, non lo farò mai. Brava ragazza. Perché tu e Yuito piacevi e io no? Buon per lui. Perché tu gli piaci, stronza? Sei una persona orribile. Perché io lo amo? E lo dici tu che sei una crudele. Madonna mia, che stronza. Oh, Kasane, quanto sei stronza, madonna mia. Brava Nabi, lasciala in pace sta tizia.
Meno male che te sei accorta, brava. Tanto poi ci rivedremo la prossima volta e dirà: scusami se l'altra volta me ne sei andata così. ユイトのことばかり話して、メツキも熱っぽくて、ユイトのことを話すときのお姉ちゃんとそっくりだったわ。待って、そういえばお姉ちゃんはユイトのこと、もしかして花火も同じなの？ だとしたら、確かに悪いことをしたかしら。 Vedi tu. Vediamo, ci ha risposto qualcosa? No, stranamente no. Allora, io adesso andrei invece con Luca, perché giustamente potrebbe essere più importante quello che ha da dire lui di quanto potrebbe avere qualcosa da dire Shiden. Forse non ti aspettavi un messaggio improvviso, ma vorrei chiederti qualcosa a proposito di Karen. Combattiamo entrambi su fronti opposti, ma speravo di poterti incontrare comunque da Musubi. Che palle Musubi, santo cielo, andiamo dai. Credo che tu lo conosca meglio di me, se proprio vuoi vedermi, per me non c'è problema, incontriamoci. Sarà anche il caso di mettere da parte la nostra situazione attuale, parliamo e basta, non concluderemo nulla se ci preoccuperemo dei nostri schieramenti. Allora, cioè la gente si continua a incontrare, io sono da questa parte, io sono dall'altra, andiamo al Musubi, va bene. Perché ti sei alleata con mio fratello, stronza? Vabbè, quanto diretta. Quali sono i suoi piani? Ma io più che altro devo capire che fine ha fatto il Karen del futuro. Direi proprio di no su quello. Direi che l'aspetto era proprio l'ultimo dei problemi, Kasane. そもそも私はカレンと親しくないし、大した話をしたわけでもないのよね。先に弟のあなたから話を聞かせてくれない？カレンがどういう人間か。mio fratello era una brava persona una volta. おや、そうきましたか。そうですね。僕から見た兄はとてもまっすぐな人間でしょうか。カレンがまっすぐ。 Cazzo Kasane, però dai. Come potete dire che non sembra una persona schietta quella? Ma che cazzo, ma se davvero? Ma va? Non l'avrei mai detto, Luca. Non l'avrei mai detto. Già. Oh, e finalmente, dai, sentiamo cosa da dire. A me non cambia nulla. E questo si è capito. Perché ha nascosto quella parte alla gente? どこが似ているの？え、esatto。そういう率直な言い方もですし、カサネも兄のように意思を曲げず、自分の判断を起こしたり、他人を扇動して巻き込むようなことはしていないわ。Beh, però ha cercato di uccidere Yuito solo per il tuo interesse, quindi. 仲間が集まっていますよね。はっきりと自分の意思を持った人間は。 Questo è molto vero. Oh, piccolino lui. Karen は、ともかく私が人を引きつけているなんて実感はないけど。でもあなたの言うまっすぐな人間は
それだけ圧力を生むことも多いと思う。È vero, perché alla fine lui si impone, gli altri si impongono sulla sua imposizione. ルカみたいに人当たりがいいタイプの方が生きやすいんじゃない？生きやすいなんてことはありませんよ。人間誰でもそれぞれの悩みがあるんです。Ognuno ha i propri problemi nella propria vita, nel proprio giardino. あなたはいつも穏やかで余裕があるように見えるわ。Questo è quello che voglio far sembrare alla gente. とても悩みがあるようには見えないわ。そうですか。さて、今日はこの辺でお開きにしましょうか。Ci vediamo la prossima volta e riparleremo ancora di mio fratello. この程度でよかったの？大したことは言っていない気がするけど。Ma più che altro mi sembra strano. Mi sembra strano che gli eventi legame siano uno a fase d'attesa.Ma soprattutto, cioè, per avanzare in sostanza devi fare i regali. Ma adesso, fino a questo momento, non abbiamo avuto modo di ottenere chissà quanti regali. Abbiamo ottenuto un paio di occhiali e un set di attrezzi. Wow! Ma di altri regali, in teoria, te li devi comprare. E il punto è, devi andare a farmare, li ottieni avanzando nel gioco. Riguardo Karen...Anche tu vieni da una famiglia con due bambini, io ho un solo fratello, quindi è una piccola cosa che abbiamo in comune. Beh, Naomi e mio fratello sono due persone molto diverse. Lei sembrava prendersi cura di sua sorella in modo particolare, mio fratello lo fa in modo suo. Davvero, visto Karen attaccarti come se niente fosse, è un modo piuttosto strano di mostrare il proprio affetto. Beh, immagino che siano diversi tipi di fratelli e sorelle, questo è vero. Un po' come Fubuki e quell'altra. Bene, abbiamo invece qui lui. Wow, cosa ti ha fatto arrabbiare così tanto? Che ne dici di un sorriso? Consideralo solo come un po' di sfortuna. Andiamo con l'evento legame, Kagero. Yo, Kasane-chan. Wazawaza ai ni kite kureru nante. Moshikashite ore no koto o suki ni natchatta? Beh, sei un piccolo usbando tu. Tada yosu o mi ni kita dake yo. Genki sou ne. Sore ja.Uff, evento legame aumentato. Kagero. Così diretto. Te chotto matta. Mada nani ka yo. Warukatta, warukatta. Deto tte kotoba ga yoku nakatta. Kono kikai ni nakama toshite shinboku fukameru. Kagero, che cavolo vuoi? Sunao ni wa shinjigatai wa ne. Kasane saikin piripiri shite ru kara na.Naomi-chan no koto mo atta shi, nenchousha toshite wa shinpai na wake yo. Oh, e questo. Oh, finalmente questa è una bella frase, Kagero. Tayoreru senpai to ocha demo nomi nagara, kibun tenkan shite minai? Ti prego, non invitarmi al Musubi, ti prego. Demo tashika ni, ichido Kagero to hanashite miru no wa waruku nai kamoshirenai. Ichio nakama nano ni, imada ni tsukami dokoro ga nai shi.Oh, finalmente ha aperto un attimo la mente, sta ragazza. Brava, ce l'hai fatta. Wakatta. Skoshi hanasu kurai nara. Oh, youyaku notte kite kureta ka. Sa, machi ni kumidasu. Non invitarmi al Musubi, ti prego, ti ammazzo. Handan o ayamatta kashira. Ti ammazzo se mi inviti al Musubi. Porca troia, siamo di nuovo qua. Ittai nani o hanaseba ii no? Sou ne.Ma... E come vuoi che vada, Kagero? Esatto. Ma in questo gioco non esiste... In questo mondo esiste solo il Musubi. Il Musubi è il centro dell'universo di sta gente. Ci siamo già andati e tornati tre volte oggi. Ci saranno le commesse... Ah, ciao, Kasane! Ma fa culo. Omae to Naomi-chan, mechakucha naka yokatta yo na. Eh già.姉妹なんだから仲がいいのは当たり前でしょ。そうか。実の姉妹以上って感じだったけどな。なんか仲良くなるきっかけとかあったわ。OK、non l'ha chiesto in modo malizioso. Stavo iniziando a pensare un attimo male. お姉ちゃんが私を守ってくれたからよ。ランドール家では私の居場所はなかったから。両親にも心よくは思われていなかったし。あの家でお姉ちゃんだけは。Questo l'abbiamo notato.私に優しくしてくれ。Meno male, guarda. なるほどね。カサネちゃんの成長を支えてくれた恩人ってわけだな。いいお姉ちゃんでないの。
Secondo me non la recuperiamo comunque, Naomi. Mi dispiace dirlo, ma è spacciata. E questo è il fatto di amicizia, Kasane. Si esce una volta per parlare di una cosa, si esce un'altra per parlare di un'altra. E cosa succederebbe se sparisse? Beh, in teoria potrebbe, no? Esatto. Ma noi possiamo viaggiare solo nel futuro e quindi al presente oppure anche nel passato? Più che altro, se veramente abbiamo il potere di viaggiare nel tempo, quanto è illimitato questo potere? Anche perché fidati, non la salviamo. Ne parleremo la prossima volta. Esatto. Non sapremo mai nulla di lui veramente, secondo me. Non sapremo mai nulla di Kagero. Kasane-chan. Un triste passato pieno di dolore e perdite? Beh, la sospettatezza nell'uccidere il padre di Yuito l'abbiamo vista. La sua spietatezza l'abbiamo vista, comunque. Sicuramente prende il lavoro in modo più serio di quanto prenda seriamente le persone. Volevo parlare proprio con te, Kasane, la tua arma è un coltello, vero? Una cosa che ci accomuna. Vero? È un coltello ma non come il tuo e poi i nostri stili di combattimenti sono molto diversi. Sei così fredda anche via messaggio. Beh, io uso il coltello mentre sono invisibile, svanisco come un fantasma e mi libero in volo come una farfalla e infine pungo come una vespa. Sono convinto che due virtuosi col coltello come noi possono imparare qualcosa l'uno dall'altro, parliamone un po'. Questo è vero, sicuramente potremmo imparare qualcosa da un altro che usa il coltello. Più che altro volevo capire Nagi, l'amico di Yuito. Uno, se è morto. Due, se è morto Seto. Tre, se anche lui usa i coltelli come noi, usa gli shuriken a questo punto. Vediamo allora dov'è Shiden. Eccolo qua, tutti in cucina, come una bella famigliola felice. Non avrei mai pensato che saremmo tornati a So in questo modo. Evento legame. Vediamo allora che cosa pensavi. Che cazzo stai facendo? Lascia stare quel pupazzo. Vabbè, guarda. Dai, che cazzo. Anche tu però, Shiden. Vedi tu, sei lì. Muori, pupazzo. Devo sfogare i miei nervi. Avremmo fatto aumentare il nostro livello legame di squadra? Non lo so. Che è il pupazzo che c'hanno tutti, no? Naomi も大好きだし。流行っているからとうちの親に押し付けられたんだ。僕は全く趣味じゃない。 Mi hanno fatto un regalo, ma io lo odio. Sto merda. お前のせいだ。 え? Colpa mia, eh? お前に一騎打ちで負けたせいで、両親がしつこく励ましのメッセージを送ってくるんだ。 Uno strano modo di aiutare. 負けたことを家族に話したの? Sì, anche per quale motivo poi?
しばらく返信をせずに放っておいたら状況を察したのか、すごい頻度でメッセージが来るんだ。ジェントリーパープロテクティブや、しかもとうとうこんな人形まで送りつけてきた。本人たちは元気で。Dagli fuoco, elettrizzalo. Puoi. でも重いだろ、そういうの。だから返信が億劫で、メッセージの着信を見るだけでイライラして。Fai esplodere il telefono? Bloccali. ストレス解消で人形に八つ当たりしていたということ。そうだよ、悪いか。周りに怒りをぶつけるよりいいと思うわ。Questo è vero. なんだ、ずいぶん物分かりがいい。No, credo che casa ne sia sempre seria, mi dispiace. 何の音？元気にしてますか？最近連絡がないから心配してます。お母さんもお父さんもシデンちゃんの味方だよ。L'ho detto lui, lui è il solito ragazzino ribellino di merda, quando i genitori però l'hanno sempre trattato bene. Magari anche figlio unico, per quello è un po' viziato. Mitaka? No, non ho visto nulla. Barui che domi eta va. Io casa ne. Io otona ni mai kai konna messaggi o okutte kuru nda zo. いつまで経っても人を子供扱いして。Beh, tu sei il suo bambino. Fammi passare il termine. お守り代わりにって無理やり持たされているんだ。一般人と違って脳内で受け取れるのに本当に面倒な親だよ。Quei vecchiacci di merda. あなたがどうしてそこまで反発するのかわからないわ。家族からの励ましが嫌なの。No, mi fanno sentire sotto pressione.でも期待に応えたくて努力しても結果が出ないことはあるんだ。Perché certi personaggi hanno sempre queste storie ipertragiche dietro, comunque obiettivi irraggiungibili che alla fine mi riguardano sempre? なんだと。私は幼女としてランドール家に入って以来、両親から励ましのメッセージをもらったことなんて。E qua ti fa chiedere perché cazzo l'hanno adottata. 境遇を比べるつもりはないし、どちらが幸せかなんて一概には言えないけれど、私から見ればあなたはとても恵まれていて温かい愛情を受けている。あ、oh, un sentimento quasi reale. Brava Kasane. お前の境遇も考えず勝手なことを言ったな。悪かった。E ora diventeremo amici. 僕に家族の励ましは不要なんだ。両親は僕がどれだけ無様な失敗を犯しても褒めてくれる。È perché ti vogliono bene. それじゃ実力の測りようがない。上にのし上がるためには客観的な第三者に認めてもらわないといけないんだ。Tipo Seto? Però è morto. 家族から愛されているだけじゃ不満なの。そこまでして認められたい気持ちは私にはよくわからないわ。ああ。わからなくて当然さ。勝負に勝ったお前からすれば、僕は劣った存在だから。No, hai solo perso questa volta. 必死に訓練してきたのに、入隊1年目の新入隊員にあっさり負けるなんて。Questo è perché sono abile io. きっとお前も。Non altro. Non è che fai schifo, Shiden. Sei comunque abbastanza bravo. バカになんてしていないし、笑ってもいないわ。他人に認められたいという気持ちがわからない。Perché sono un insicuro di merda。もしきちんと説明してくれるなら、理解できるよう努力するわ。理解する気があるのか？そう言っているじゃない。僕は忙しいんだ。お前にいちいち説明してやる義理はない。Va bene, vaffanculo。Vai via。随分悩みを抱えているのね。やっぱりいろいろ話してみないとわからないものだわ。Mi chiedo se alla fine di qualche rapporto Kasane diventerà un filino più umana. Mi chiedo se alla fine di tutti questi rapporti un minimo di umanità in Kasane entrerà. Boku wa omae tachi to hitsuyo ijou ni nareau tsumori wa nai kara na. Ok. Betsu ni kamawanai wa. Watashi mo tanin no seikatsu ni fumikomu ki wa nai kara. Oddio Kasane. Omae mo shakou teki na taipu ni wa mienai na.数少ない僕たちの共通点というわ。わお、che belle cose che abbiamo in comune。お前に共感したわけじゃないぞ。いいからさっさと行け。Ehi, siamo pur sempre dentro casa mia. Potresti andartene tu a fanculo.
Livello 2 di Shiden. Cerchio elettrostatico, eh. Se il sasso è attivo, triangolo mentre sei a terra per infliggere ingenti danni ai nemici un cerchio elettrostatico. In sostanza fa una sorta di... con tutti i shuriken volanti, eh. Bellino. Bravo Shiden. Ah beh, certo, grazie. Grazie, allora, se posso esprimermi al meglio, Shiden. Allora, scusami un secondo, fammi vedere se posso acquistare qualcosa dal nostro amico. Qua abbiamo questa raccolta dati che possiamo dare a Shiden, che ci aumenterebbe già il suo legame perché c'ha il cuore rosso. A me interesserebbe, ecco esatto, qualcosa per Kyoka, visto che già ci siamo. Quindi questo ce l'abbiamo, sfera di cristallo fortunata, scambiamone una. Perfetto, grazie. Puoi aggiungere un oggetto alla wishlist spostandolo sopra il cursore R3. Ok. Possiamo avere anche la wishlist. Mi chiedo se abbia senso regalargliene sempre più di uno, però. A sto punto prendiamo anche la raccolta e la diamo a Shiden, vediamo se possiamo avanzare. Allora, ritorniamo un attimo da Shiden, tieni la raccolta tutta tua. Ah, ci sono anche i filmati. Ah no, aspetta. È vero, c'era già anche l'altra volta, però magari c'è un filmato unico. Questa è la raccolta dei dati settore numero 876. Ah, seguo sempre gli aggiornamenti, ma me l'ero persa. Non pensavo che l'avresti buttato prima tu, ma grazie. Devo iniziare ad analizzare immediatamente i dati. Bravo, ragazzo. L'evento legame va avanti? Ma guardalo, sta da... Ma dai! È davvero con quei cosi in mano, ma che figo! Lui intanto è lì sdraiato, bello, tranquillo. Kyoka invece si fa lo yoga suo senza il nostro amico dell'altra volta. Tieni la sfera di cristallo iperfortunata. Oddio, che bella! Perché non metti la traduzione sotto anche? La sfera di cristallo perfetta senza crepe e impurità. Se la guardo mi sembra che mi attivi dentro di sé. Utilizzare strumenti potenti aumenta la precisione della divinazione. Bene, ora devo controllare la mia sorte per oggi. Oh. Ti appino molto Kasane e poca esperienza nei combattimenti reali. Sei in grado di seguire gli altri con grande compostezza. Perché sono brava. Oh, che bella cosa che l'ha detto. Finalmente un complimento da parte di Kasane. Evento legame? Legame ha raggiunto il... Oh, senza fare... Che bello, perfetto. Quindi aspetta. Gli eventi legame in sé sono gli eventi in cui parliamo. Ma se noi gli facciamo i regali possiamo saltare gli eventi legame per aumentare il livello. Questo mi fa chiedere se continuo a regalargli sfere di cristallo. Però finalmente possiamo duplicarci anche noi. Crei delle copie di te stesso che combattono al tuo fianco. Madonna, adesso l'abilità duplicazione è diventata ufficialmente una delle più rotte. È ufficialmente una delle migliori adesso. Ma non posso far meno di preoccuparmi per te. Perché sei brava tu. C'è anche qua il suo angolino lei. Allora, io farei un salvataggio adesso e proverei a regalarle un'altra sfera di cristallo. Dubito che serva qualcosa, ma proviamoci. O meglio, non è che dubito che serva qualcosa, ma penso che non abbia lo stesso impatto di regalargliela già una volta, credo. Anche perché abbiamo, per esempio, 7 di giocattoli selezionati. Ma perché no? Facciamone 2, tanto di questo. I dati ce li abbiamo. Il set di strumenti, ne abbiamo uno di quello, preferisco non usarlo. Aroma floreale. Facciamo tutti i regali diversi, vediamo se possono servire. La chitarra, vorrei avere l'ambiente di Mizuagawa. Più che altro ci sono questi oggetti che non hanno nessuno come preferito, ma penso che valgano qualcosa, no? Ok, riproviamo con Kyoka a regalarle ancora qualcosa. Beccati sto set di candele. Bling! Sono molto carine, ti ringrazio. Vediamo cosa dice. Anche il candelabro è carino, ora posso rilassarmi per un buon profumo. Beh, direi che sfere di cristallo, aromaterapia, la zona di Kyoka è quella più piena finora. Tu invece, Kagero,
Beccati sto set di regali, che sono le cassettine del Super Nintendo, ma dai, tieni. Molto carine, ti ringrazio. Guarda quanti, sei molto gentile. Allora, ce n'è qualcuno che mi piace? Non lo so, dimmelo tu. Madonna, potevi essere un filino più gentile, eh? Qual è la tua zona, tra l'altro? Scusami un secondo. Ah, questa, giusto. Guarda lì sul tavolino. Quindi immagino che la zona di lei sia quella. Quella lì col coniglio. Allora, beccati anche tu i giochi. Ah, aspetta, ti fa vedere chi hai già fatto quel regalo. Quindi immagino che regali multipli non li puoi rifare. Ah, e beh, questo ti impedisce di abusare di oggetti che sai che gli piacciono a qualcuno, immagino. O ne diminuisce l'effetto. Mi piacevano questi giochi una volta. Oh, bella scelta. Se lasci qualcun altro decidere per te può essere una sorpresa divertente. In sostanza, non sono giochi bellissimi, ma ti apprezzo il regalo. Questo mi stanno dicendo. Vediamo lei dove li ha messi. Ah, lì per terra. Mi fa piacere che i miei regali vengano apprezzati. E a questo punto proverei a regalare a lui gli snack, perché l'invisibilità mi sembra più utile che... Da dove cazzo è uscita la chitarra? Da dove è uscita? Qua... Quando cazzo l'abbiamo trovata la chitarra, scusami? Oh, va bene, tieni. Da dove è uscita la chitarra? C'era anche prima, non l'ho vista, giuro. Incredibile, una bella chitarra. Vediamo cosa dice. Oh, che bello, una volta era il mio hobby, ma non ho praticato da tempo. Magari scriverò una canzone per te, Kazane, cavolo, ora diventerò ancora più famoso. Va bene. Dai, aumentaci il nostro legame. Sei una donna vero curiosa. Lo so, sono i miei capelli. Ho anche i miei occhi quasi rosa. Beh, sicuramente è vero. È vero, hai ragione. Beh, grazie. Livello 2, vediamo. Velocità di recupero, sas, invisibilità. Ok. Grazie, Kagero. Sì, ho compreso la tua grandezza. È già qualcosa, Kazane. Ok, spero che gli snack a te vadano bene allora. Beccati questo. Ok, non è un regalo molto apprezzato. Direi che vanno bene insieme alla soda. Il commento più base che potevano darci, in sostanza. Ah, messi lì al centro, che carino. Va bene, regaliamole anche questo saggio e poi ci salutiamo. Beccati il saggio. Sicuramente non è un regalo apprezzatissimo, però è già qualcosa. Arigato. Infatti mi ha solo detto grazie. Il settore delle neuroscienze è ancora in fase di sviluppo e mi interessa molto. Giustamente. Ah, ma guarda, c'è anche Kagero che si... Ah, si sta allenando a lanciare i coltelli. Vediamo se si azzeccano contro il muro. Dai, si azzeccano contro il muro veramente. E scompaiono dopo un po' però. Figata. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.